una doccia fredda su Ferretto, l'idea di sopprimere la stazione. È soppressa, dovrebbe essere entro fine dicembre riaperta, così hanno detto alla conferenza a Torino. L'unica cosa che ci dispiace è che queste cose sono state prese unilateralmente senza aprire una conferenza di servizi in merito a questa chiusura, perché quando si tratta di servizi pubblici il coinvolgimento del comune doveva essere proprio obbligatorio, ecco, per una conferenza di servizi, e questo l'hanno bypassato. In più noi non abbiamo la sicurezza che il 12 o il 31 di dicembre questa stazione sarà riaperta, perché ricordiamoci che siamo in Italia, che una proroga di 6 mesi potrebbe venire da domani immediatamente, non abbiamo finito i lavori, quindi. Poi la cosa che non si capisce è perché sia la stazione di Ferretto quella penalizzata, ecco. Forse perché c'è il piazzale, altre stazioni non hanno il piazzale. Se si deve dividere il malcontento delle persone, dividiamocela con più comuni nella linea, ecco. Magari un mese Ferretto, un mese Bosco Nero, un mese San Benigno, un mese Volpiano, un mese. Questo è il problema. Io poi capisco le problematiche che ha la GTT dell'immissione sul tratto di Settimo, che è statale, perché ovviamente un ritardo di determinati minuti porta conseguentemente la non immissione nel tratto delle ferrovie statali a Settimo, questo è chiaro ed evidente. Però questa situazione mi pare che è inveterata, non è che adesso che esplose immediatamente, ecco. Qua io chiedo francamente che il governo intervenga affinché dia la sicurezza anche alla GTT di non che la concessione non verrà tolta, ecco, questo in poche parole, magari lasciando un termine più lungo per poter fare questi lavori, ecco. Così magari le stazioni rimangono tali quali sono e magari con scadenze molto più lunghe si riduce la velocità, tutto. Ma a questo punto potrebbero anche cambiare leggermente gli orari, perché se il problema sono di 5 minuti prima o 10 minuti prima, basta solo farlo partire da Ponte 10 minuti prima, da Castellamonte il pullman 10 minuti prima e da Rivarolo 10 minuti prima, così tranquillamente riusciamo a starci dentro i tempi che c'erano prima, ecco. Questo mi pare che sia un ragionamento logico, ecco. Difatti, perché loro hanno parlato di mantenimento di 50 km/h. Sì, perché la normativa prevede che la linea, non essendo norma, deve mantenere 50 km/h anziché 70 km/h come adesso. Però se ci sono questa differenza di 20 km basta anticipare di 10 minuti e le stazioni stanno dove stanno, ecco. Forse questa è una situazione un po' di comodo. Poi la cosa che ci dispiace veramente è che è arrivata questa comunicazione, neanche comunicata di una riunione, senza dire che si prevedeva questa chiusura, ecco. Cioè, questa situazione doveva essere già preventivata come minimo 3 mesi prima, che così i comuni si attivassero diversamente anche con gli organi governativi, con chi per posto, per ovviare questa situazione, ecco. Adesso come comuni cosa farete? Ma noi come comuni faremo, però comunque devono stare anche attenti dalla GTT e dalla regione, che i comitati spontanei, come c'è questa sera, potrebbero anche fare azioni in consulte, di cui si prenderanno anche le responsabilità, ma a cui la GTT dovrà poi andare incontro, perché se è vero che c'è un'interruzione di pubblico servizio magari da parte di qualcuno, c'è un'interruzione di servizio con una navetta che fa ridere, perché una navetta che porta all'insù invece all'ingiù è senza ogni senso. È nato un comitato spontaneo che questa sera qui a Ferretto raccoglie firme per evitare la chiusura della stazione di Ferretto. Sì, il segnale, cioè la presenza di tutte queste persone questa sera è un bel segnale che arriva da Ferretto in risposta al provvedimento preso da GTT in concomitanza con la Regione Piemonte. E il segnale è questo, tantissime, per centinaia e centinaia di persone, non solo di Ferretto. E io sarò promotore appunto di questo comitato che vorrà chiedere un incontro agli enti cui ho appena citato. E in seconda battuta, qualora non ci dovessero ascoltare sul fatto che non vogliamo assolutamente che la stazione di Ferretto chiuda, siamo pronti ad un'estrema razza, che è quella appunto di fermare di metterci sui binari, in poche parole, di fermare il passaggio del treno. Questo il 27 agosto. Avete comunque anche una proposta per evitare che venga soppressa la stazione? Assolutamente, oltre alla protesta c'è anche una proposta, ed è quella di spalmare
l'anticipo della partenza da Rivarolo, dalla stazione di Rivarolo in su, qualora il treno partisse da Ponte o da dove parte, insomma, tutto qua. Cosa posso dire? Siamo molto incazzati, siamo un comitato spontaneo di tanti giovani, perché le ripercussioni si hanno, è vero, anche sui lavoratori, ma anche sugli studenti e sui tanti giovani che prendono qua da Feletto il treno per andare a Torino o per andare anche semplicemente a lavoro. Anche perché la loro soluzione è quella di mettere una navetta che li fa praticamente tornare indietro a Rivarolo. Ecco, una soluzione assurda, tant'è che come comitato abbiamo già istituito un premio Idea Imbecille dell'anno e vorrò vedere, sono curioso di vedere veramente chi ha ideato, chi ha avuto questa idea, e come un po' il tapiro gli consegneremo questo premio. Veramente un provvedimento di poco buon senso che ostacoleremo in qualunque maniera, tanto nessuno di noi andrà in vacanza, saremo qua sul territorio, saremo qua a Feletto e non andremo a prenderci il sole, tanto l'abbiamo già presa come si vede.